Cari amici di Cani, Gatti e Compagnia, benvenuti al nostro appuntamento settimanale dedicato agli animali, come ben sapete. So che siete molto affezionati a questa rubrica perché si sa, ormai gli animali fanno parte delle nostre vite a 360 gradi e c'è chi veramente li ama anima e corpo. Oggi vi voglio raccontare di una razza particolare, dei tipetti niente male. Sto parlando degli Staffordshire Bull Terrier, una razza che davvero ha preso tantissimo piede nel nostro paese e non solo, anche nella sua madre patria l'Inghilterra e vedremo anche in altri paesi, ma anche nel nostro paese veramente ha un discreto successo. Perché? Perché sono cani allegri, forti, robusti, piccoletti, perché non sono tanto grandi e allo stesso tempo sanno dare tantissimo affetto alla famiglia. E ovviamente parliamo di questa razza con due allevatori, ve li presento subito. Abbiamo qui in studio Vincenzo De Leo. Buonasera. E sua moglie Laura Giordano. Buonasera a tutti. Grazie per essere qui. Grazie. Il vostro allevamento Staffy Black Bull Kennel da 8 anni in provincia di Bergamo si occupa della selezione di questa razza. Io però voglio capire, come sempre, come mai è nata questa passione e hai deciso di iniziare a allevare gli staffini. Allora, partiamo che l'ho visti amorevoli con i bambini. Poi la costruzione del cane mi affascina, perché è molto compatta, piccola, e da lì aveva i requisiti che faceva per me. Poi mi sono informato, ho visto che la razza era abbastanza idonea per una famiglia a 360 gradi. In quel caso lì ho cominciato a prendere, come tutti, in un ottimo allevatore, il primo cane, la prima femminuccia. Da lì ho cominciato a vedere, a selezionare, e da lì è partita la passione di questa razza. È un cane piccolo, media taglia, il maschio arriva sui 18 kg, 17 e mezzo e la femminuccia sui 14 e mezzo. Molto tenero con i bambini, ma importante questo perché oggi ormai il nucleo familiare è composto da un'esigenza familiare dove tutti vogliono il cane, però si deve capire che cane. Questo è un cane che a 360 gradi occupa tutto il nucleo familiare. Se vuoi fare sport su questo cane qui, è idoneo, benissimo, inarrestabile come cane, ha una muscolatura naturale, nello stesso tempo diventa un peluche in casa. Tu lo porti in casa e lui dorme perennemente nel divano. Ama la famiglia. Nello stesso tempo ti dico un aneddoto: se piove fuori lui non vuole uscire nemmeno, dorme, non gli interessa, però se gli dai da giocare è difficile che si tiri fuori. È molto estroverso, molto affidabile come cane. Per me è un cane che racchiude tutto quello che cerca una famiglia. Laura, ci racconti chi abbiamo qui in studio, sì, con noi, i vostri due soggetti? Oggi abbiamo portato Sunshine, che è una giovane staffina di 14 mesi, e Axel, che ha 3 anni e mezzo, sono entrambe una nostra produzione. Hanno già comunque preso piede anche nella carriera espositiva, in quanto Axel è già campione internazionale e ha chiuso 2 campionati, uno sloveno e uno croato, e adesso prossimamente chiuderà quello austriaco, e a livello nazionale ha preso diverse, diciamo così, qualifiche, e mancherebbero appunto due speciali, un raduno e una speciale per poter diventare campione italiano. Mentre lei, essendo più piccolina, ha cominciato da qualche mese a questa parte e stiamo chiudendo con lei la giovane campionessa italiana. Entrambe hanno, come il resto dei soggetti che abbiamo in allevamento, hanno forti attitudini a questa, diciamo così, approccio alle esposizioni e questa continuità, perché poi i risultati li stanno dando e li hanno dati. Ma non per questo ne facciamo una priorità, nel senso che noi facciamo esposizioni sia per far sì che comunque venga certificata una certa qualità di selezione di cane, e non ti nascondo, anche per il nostro ego personale, perché saremmo
non del tutto sincere a dirti lo facciamo tanto per fare, ma ancor di più come valore aggiunto facciamo questi tipi di esposizioni per metterci anche a cospetto di giudici specialisti e no di razza, per vedere se i nostri soggetti rientrano nello standard di razza e per umilmente imparare ancora di più e diciamo così migliorare quelli che potrebbero essere in realtà i requisiti che dovrebbero sempre esserci nello standard di razza. Corretto. Vincenzo, vediamo un po' le origini di questo cane per capire poi il cane invece che è oggi. Ok, le origini sono della Gran Bretagna, inglesi. Loro nascono nell'Ottocento, più o meno la metà dell'Ottocento, come cani da combattimento contro gli orsi o cani di animali di Caspita. Piccola taglia. Da lì è stato incrociato un bulldog contro un old terrier. Poi nel 1930 più o meno sono stati aboliti i combattimenti, sono stati aboliti tutto questo tipo di mercato, diciamo, clandestino nero. Un team di amanti di questa razza qua hanno stilato giù uno standard di razza e nel 1936 più o meno 35 è stato confermato il primo standard di razza inglese. Da lì poi ha cominciato il suo cammino nel mondo dell'esposizione di bellezza. Lui è un cane pronto a tutto, non teme nessuno proprio, è un cane buonissimo, non sfida, non gli piace sfidare, è taciturno, ama l'essere umano, però nello stesso tempo ritorna sempre il suo carattere da combattente. E non si deve scherzare con questo tipo di carattere, ci vogliono delle persone idonee ad avere un cane del genere. Ecco, in quali aspetti emerge quello che è stata la sua selezione iniziale? Ad esempio, in cosa te ne accorgi nella vita di tutti i giorni con questi cani? Allora, lo vedi quando, se parliamo sul lato caratteriale, distinto quando viene sfidato da un altro maschio soprattutto che non fa parte del branco, allora lui dimostra di essere un combattente e non si deve veramente avvicinare. Invece il lato selettivo dove l'uomo ha lavorato bene e ha fatto in modo che diventasse un cane d'appartamento ha sottigliato molto il lato aggressivo, diciamo che anche nei ring da combattimento erano forse gli unici cani da combattimento dove il giudice e i propri proprietari riuscivano a stare all'interno del ring perché lui combatteva solo col cane, gli esseri umani non li toccava. Da lì la sua selezione è poi andata a scemare, il combattimento è stato molto assottigliato su questo campo, è stato portato più per stare in famiglia. Questo è un buon lavoro che ha fatto l'essere umano. Poi ci sono altri aspetti dell'essere umano che può rovinare anche la razza, come aumentarlo di taglia o di peso, dove un cane o una struttura del genere deve avere sempre il suo standard di razza. È scritto ed è stato fatto per quel motivo, soprattutto per la respirazione. Quando si vedono quei cani molto ipertipici che hanno quel musino, ok, fanno anche simpatia, però dobbiamo rispettare la salute, la respirazione di un cane, lì si deve salvaguardare questa cosa qui. Tu stai, magari per chi magari non avesse capito questo discorso un po' tecnico, è quando proprio la canna nasale è molto viene ridotta, accorciata, esatto. E quindi il cane fa fatica a respirare, non recupera. È più sensibile magari anche agli sbalzi di temperatura o al troppo sicuramente, caldo. Sicuramente, sappiamo tutti che il cane, il suo raffreddamento è dalla bocca o dal palmo dei cuscinetti. Se tu hai meno respirazione rischi molto colpi di calore e nello stesso tempo fai fatica, e tu vedendo un cane costruito in una maniera tale da lavorare molto con questo cane, però non riesce a lavorare perché ha la canna nasale corta, quello comporta una selezione sbagliata da allevatori indiscriminati che non si dovrebbe fare, pur se il mercato ahimè vogliono sempre cane con particolarità o colori o occhi di colori che
devi attenerti, se tu hai scelto quella razza, devi attenerti a quello standard, o più o meno avvicinarti allo standard, perché non è semplice avere un range di uno standard ben chiaro. Il cane perfetto non ce l'abbiamo nessuno, però devi almeno salvaguardare la salute. Questo è il principio di un allevatore, lasciare che un cane respiri bene, con una buona canna nasale, è tutto quello che comporta la salute di un cane. Come ogni cane ha le malattie genetiche, e devono essere esenti anche da quelli. Ecco, in questo caso a livello di malattie ci sono dei test, degli esami, sì, che fate al padre, alla madre? Sì, sì, ci sono vari test, però in particolare ci sono la cataratta e l'LG2, che sono malattie sia della vista che sia più o meno, diciamo, epilettiche del cervello, della corteccia cerebrale, e dove devono essere esenti. Negli ultimi casi in Italia ci sono stati forse un paio di casi di questo tipo di malattia, perché stiamo selezionando abbastanza bene su questo tipo di genetica qua, ma non è sufficiente solo questo tipo di genetica, perché ormai quasi, diciamo che il 90% dei cani quasi sono esenti. In Italia ci sono stati due casi da 10 anni che sappia io, però altri fattori sono proprio il lato costruttivo di un cane, non può diventare, perché essendo che parliamo di un cane bull e un cane terrier incrociati, devono avere un'armonia. Non puoi permettere di fare troppo il bull o troppo terrier. Il bull rischi molto di affaticare il cane, ingrossarlo, dargli un aspetto molto più, diciamo, coccoloso, però non è più quel cane lì. Idem dalla parte del terrier, non puoi più trasformare il cane come, diciamo, una tipologia di un cugino lontano, il pitbull a DBA, ma questo è lo Stafford. Devi avere un equilibrio dei due cani, non troppo iper da una parte e neanche dall'altra, devi trovare un equilibrio. Come trovi un equilibrio? Lo trovi facendo di giudicare andando in esposizione, ma non perché l'esposizione sia la sentenza, però confronti, riesci a capire se stai lavorando, esatto, nel modo corretto. Ti confronti con allevatori bravi, che conosco, ce ne sono tanti in Italia bravi, e soprattutto con specialisti, con giudici specialisti, dove tu dopo una serie di gare, dopo una serie di esposizioni, che vinca o perda, tu guardi qual è il tuo giudizio negativo, da lì devi fare uso frutto di quel giudizio negativo e lavorare per il prossimo accoppiamento e correggere quell'errore lì. Se tu invece vai per uno scopo di vittoria o ego personale, tra virgolette, che c'è pure quello, non hai risolto nulla, stai andando solamente per nulla. Questo è tutto. Invece devi prendere le gare espositive per portare avanti al meglio la selezione di qualsiasi razza. Ecco, a livello, parliamo di morfologia, quali sono i difetti eliminatori per un giudice, per lo standard ovviamente, quali sono invece il peso, le altezze che devono avere un soggetto maschio e una femmina? Okay. E, ecco, raccontami un po' i colori ammessi. Ok, allora, il peso di un maschio si aggira sui 17,5-18. Oggi un po' il livello si è alzato, perché si è alzato anche qualche centimetro di garese. Si aggira sui 17,5-18 e la femminuccia si aggira dai 11,5 ai 14,5. Anche lì si è alzato molto, a parere mio personale si è alzato molto il livello, perché oggi nei ring vedo femminucce da 15, 16, 17 kg che, ahimè, per me non rispettano lo standard, pur belli, pur essendo armoniosi, ma non è il rispetto, perché se andiamo avanti di questo passo andiamo vicino al cugino americano, che sarebbe l'American Staffordshire. Poi i difetti che può avere un cane per essere eliminato sono, il prognatismo, che nel tipo bull è ancora molto, molto marcato. Quindi la mandibola posteriore, che esce, tipo la mandibola bulldog, per inferiore, intenderci, che esce in fuori, come il bulldog inglese. Poi, diciamo, il peso, la schiena può essere un punto di eliminazione, e poi sicuramente per questo cane
il movimento fa tanto, il movimento fa tanto su una esposizione di bellezza. Se il cane non è costruito bene, non muove bene. Io baso sul 50% l'esposizione di bellezza sul movimento, perché un cane in stazione, fermo lì, può essere anche bellissimo, nello stesso tempo poi muove, e lì capisci il cane se è costruito bene, se muove bene, se incrocia bene. Deve essere un movimento fluido? Ci deve essere un movimento fluido, deve incrociare bene i posteriori con gli anteriori e non deve fare determinate... Questo ovviamente che non per entriamo. Un occhio esperto. Sì, e lì ti giochi tanto, perché hai due esemplari anche bellissimi, uno anche meno bello e l'altro bellissimo. Ti faccio un esempio, il giudice comincia a preferire quello, però poi c'è il punto critico della gara, dove tu vai a muovere un cane, dove il giudice ti dirà di fare o un giro due o un up and down, e lì capisce veramente se il cane, se un giudice esperto veramente, capisce se il cane è costruito bene sul movimento, perché lì cambia tutto il cane, perché l'handler vuol dire portare il cane nel ring, ci sono dei piccoli trucchi da osservare, ma è il mestiere da esposizione. Ecco, come preparate questi cani? Allora, preparare questi cani, diciamo che non è semplice, non questi ma quasi tutti, però non è semplice perché tu lavori sulla psiche del cane, perché lavorare su un cane statico è molto difficile, lavorare un cane dinamico, perché fare lavorare un cane dinamico, corre, gioca e lo fai lavorare. Far fermare un cane statico, dove tu da piccolo, dai 3 mesi ai 5 mesi, cominciando a lavorare, devi lavorare in maniera costante, ma non con un tempo non più di mezz'ora al giorno, perché il cane arriva a un punto che si stufa perché è statico, tu lo devi fermare, devi stare lì a metterlo in posizione, correggere le zampine, capisci? Il cane non è nato per fare questo, il cane è nato per lavorare, e ci vuole tempo, devi partire dalla piccolissima età, non puoi pensare a lavorare a 12 mesi con un cane e portarlo sul ring. Per quello ci sono tanti cani che anche bellissimi, veramente bellissimi, ma non sono stati mai abituati nei ring, ahimè sono penalizzati perché il giudice non riesce a vedere la sua totale bellezza. Certo. Veniamo un po' a quello che mi interessa maggiormente, che è il carattere del cane. Abbiamo già detto qualcosa, sicuramente è un animale fedelissimo con la famiglia, con i bambini della famiglia, con tutti i membri della famiglia. È un cane molto forte, molto coraggioso, molto intelligente, giocherellone, ma che allo stesso tempo sa adattarsi bene anche in una vita tranquilla di appartamento. Però voglio sapere qualcosa in più da voi, Laura, tu che li vivi tutti i giorni. Quali sono le caratteristiche di questi cani? Hai visto differenze fra maschio e femmina a livello caratteriale? Tu prediligi il maschio e la femmina no, in casa? Sinceramente no, non posso dirti preferisco il maschio piuttosto che la femmina, perché entrambe danno tanto. Sono cani molto versatili, nel senso che sia anche per origini storiche e sia dalla loro appunto derivazioni da ex combattenti, hanno sempre questo forte temperamento nei confronti dell'animale o di ciò che si muove. Però è un cane comunque ben equilibrato, perché sa dosare questa sua forza nel contesto che lo richiede. E infatti generalmente per quanto e per come ci siamo innamorati noi della razza e per come cerchiamo di far sognare la gente che ci sta attorno e che vuole comunque approcciarsi a questo tipo di cane, di compagno di vita, diciamo che è un cane coccoloso, molto versatile, molto quasi morbosamente attaccato a quello che diventerà il padrone, ed è un cane equilibrato perché si adegua a ogni situazione, sempre con il riserbo del cane magari del vicino di casa, piuttosto quello che potrebbe incontrare in passeggiata, perché purtroppo ci sono degli episodi, degli eventi, ma anche solo degli sbalzi ormonali, magari parlando appunto delle femmine, che potrebbero portare all'origine il carattere iniziale dello Staffordshire Bull Terrier. Però nel complesso noi lo diciamo così consigliamo a quelle persone che vogliono avere un cane
anche come prima esperienza, però con sempre il controllo e appunto la continuità nostra di avere un appoggio comunque di una persona guida, fidata, che in qualsiasi momento dell'avere il cane possa rivolgersi a noi per qualsiasi consiglio, o ancora meglio di persone che già hanno avuto esperienza con i cani e quindi sanno gestire al meglio anche certe problematiche che potrebbero avere o incontrare nel corso della loro vita. Cosa colpisce le famiglie, le persone che decidono di portarsi a casa uno dei vostri cuccioli? Cosa vi raccontano? Allora, guarda, per la nostra esperienza tutte le persone che vengono a casa nostra portano comunque un feedback positivo, in quanto oltre ad avere comunque la visibilità del cucciolo, del cane, o comunque il fatto di capire quello che noi denunciamo a loro e fargli vedere quello che noi facciamo con i cani, perché questo rientra anche in una peculiarità importante che deve avere l'allevatore nei confronti del cliente. C'è anche un discorso di empatia che si va a creare tra l'allevatore e il cliente, la continuità, il senso di fiducia che loro riverseranno in te e tu che gli prometterai a loro. Il fatto di coinvolgerlo nelle nostre attività, nelle nostre iniziative, noi tendenzialmente diventiamo amici dei nostri clienti o comunque della gente che si avvicina a questo mondo e a questa razza. Vengono con in esposizione, facciamo feste di circostanza, per ogni cucciolata proponiamo dei gruppi WhatsApp, proprio per far sì che ci sia una condivisione, certo, una di tutto quello di che sì, potrebbe essere la crescita del cucciolo, il consiglio, il dubbio, la paura che può avere il nuovo proprietario nei confronti del cucciolo. E quindi questo ci porta ad avere una consapevolezza e nello stesso tempo sì, comunque avere veramente questo rapporto ti consente di essere presenti, sì, nella crescita del cucciolo, sempre, dove ci siano anche dei problemi, perché sempre, perché è un argomento che noi affrontiamo molto spesso. C'è chi critica, come posso dire, le mie interviste all'interno della trasmissione, perché, dove appunto intervisto allevatori, propongo razze, perché mi dicono c'è pieno di cani nei canili, ce ne sono già abbastanza piuttosto che farne nascere di nuovi in allevamento. È vero, di cani nei canili ce ne sono tantissimi, però io sono dell'idea che la maggior parte dei cani dei canili non provengano, o forse nessuno di quei cani nei canili non provenga da un allevatore serio, perché un allevatore serio si prende cura del cucciolo dalla nascita fino alla morte È del vero. Cane, nel senso che esatto, o segue la famiglia dove si spera vada tutto bene, oppure se ci dovesse essere un problema grave di non poter più gestire il cane, per un qualsiasi motivo problema, l'allevatore è sempre presente. Questo avviene, Vincenzo, anche nella stessa selezione della famiglia. Perché? Perché certo, se una famiglia non è pronta, una persona non è pronta o non è idonea a uno dei vostri cani, noi, il cane non viene ceduto. No, no. Facciamo che noi partiamo dal presupposto che noi facciamo cucciolate solo quando abbiamo determinati clienti. Questo è il mio punto, perché così almeno non diamo adito a rinforzare i canili come alcuni tuoi ascoltatori ti dicono. E noi facciamo questo perché non facciamo la cucciolata e speriamo che mi chiamano, mettiamo il sito internet che abbiamo fatto i cuccioli. No, noi facciamo quasi l'80% della cucciolata è già prenotata e già cominciamo così. Chi viene minimo verrà 3-4 volte a casa nostra, a perdere dalle 3 alle 4 ore e capire cosa vogliono e perché lo vogliono. E parlando di tutto ciò, il perché l'affascina di questa razza. Se c'è qualcosa o un minimo sentore che quella persona mi ha preso in giro, perché non è che siamo maghi, io solo in 3-4 colloqui posso capire se sta dicendo vuole veramente quanto il mio cane. Quanto è realmente interessato, certo. Se c'è un qualcosa che mi viene un dubbio o un
un qualcosa che non mi piace, perché sta andando di moda. Vedo anche un piccolo contrasto fra il marito e la moglie, o fra il padre e il figlio, e io lo voglio così, no, ma io volevo l'altra razza, già il mio cane non va in quell'allevamento, in quella casa lì. Perché se già c'è un contrasto di partenza, che io volevo quella razza, ma il papà, perché il papà è il, come si dice, il padrone della casa, e dice no, io voglio questa razza, già a me non mi piace, perché poi un cane lo devono volere tutti all'interno, tutti all'interno dell'abitazione lo devono volere, non parliamo dei bambini di 3 anni, certo. 4 anni, però se cominciamo a avere 12, 15 anni il figlio e i genitori devono essere di proprio accordo. Li voglio tutti là, proprio se non vengono questa volta devono venire la prossima volta, perché devo capire. Poi parliamo anche degli orari lavorativi. Io, negli orari lavorativi voglio capire che lavoro fanno, se hanno tempo per il cucciolo, che sono venuti a casa mia, come in altri allevamenti, dicendo io vado via alle 7 e ritorniamo verso le 6:30, 7. No, è impensabile che il cane stia solo in un appartamento 12-13 ore, soprattutto in una fascia così piccola. Piuttosto gli dico, volete questo tipo di cane, andate in un canile, fate un'opera del bene e avete già un cane adulto che può stare da solo, già è abituato, poverino, in un canile, almeno lo portate in casa e sta a caldo. Ma prendere un cucciolo e lasciarlo 13-14 ore in casa, dove può distruggere l'abitazione, può rischiare la sua vita e rischiare anche... Il cucciolo ogni 20 minuti fa una pipì, esatto. Una pupù, quindi diciamo... cioè, quando si torna a casa dopo c'è la casa sottosopra, ti viene nervoso, esatto, dici, e cominci a... perché quanto mai, esatto, l'ho portato cominci, a casa. Non dico a odiare il cane, ma a guardarlo sotto un altro, certo, aspetto. Noi diamo una specie di, come si dice, di regole da seguire quando consegniamo un cucciolo. Ecco, ti interrompo qui perché abbiamo la pubblicità e appena dopo andiamo avanti quindi con queste regole che insegnate alla famiglia, che la famiglia deve portare avanti costantemente per avere un cane educato. Quindi rimanete con noi. Eccoci qua, bentornati in studio. Come sapete stiamo parlando di una razza molto particolare, Staffordshire Bull Terrier. Vi preannuncio già che in questa parte della trasmissione andremo anche a visitare, grazie alla mia collega Barbara Fogazzi, una struttura molto bella che si occupa di felini, i felini ovviamente che sono in cerca di una famiglia, una struttura veramente meravigliosa che la vedremo fra pochissimi minuti. Ma prima torniamo a questa razza di cui abbiamo parlato un po' delle origini, abbiamo parlato un po' di quello che è il carattere, che ovviamente caratterizza, ripetendo, quella che è la razza. Questo lo facciamo sempre anche per informarvi, perché sì, magari vedendoli in televisione possono colpire, possono piacere, ma poi non sapete chi vi portate a casa, quindi è sempre giusto informarsi. Noi cerchiamo di farlo nel nostro piccolo, ma sta a voi, una volta che decidete di avvicinarvi ad una razza, veramente chiedere all'allevatore, chiedere sul carattere, chiedere sulla salute, chiedere tantissimi consigli per far sì che la vita con questo cane sia veramente molto serena. Lo stiamo facendo grazie ai miei due ospiti che ve li ripresento, Laura Giordano e Vincenzo De Leo. Stavamo parlando delle regole che consigliate voi quando il cane, il vostro cucciolo, poi verrà consegnato in una famiglia ampiamente selezionata, quindi sì, che supera diversi step. Una volta che la famiglia ha superato questo questionario, questi incontri conoscitivi, perché non ce ne sono uno ma ce ne sono diversi, il cucciolo arriva in famiglia. E voi, giustamente come abbiamo detto, siete sempre presenti, sì, nella crescita del cane. Quali sono queste regole quindi? Allora, le regole partiamo che noi già li portiamo all'interno del nostro allevamento. Arrivare a 55 giorni più o meno, quasi al termine della consegna, cominciamo a mettere i cuccioli all'interno dei kennel, uno per gabbietta. Così il cane viene abituato a dormire già da solo, per non far sì che quando arrivi in casa il cane pianga tutta la notte, si sente un po' solo. Poi da lì abituato a fare anche la pipì tutto fuori, già da piccolo, infatti abbiamo un bel riscontro con i nostri clienti. Quando consegniamo il cane diciamo di acquistare subito il kennel, la famosa gabbia quella lì pieghevole,
dove il cane, quando è da solo, sia nella parte notturna che deve dormire tranquillamente da solo e non gironzolare, e sia quando le persone sono fuori casa, il cane deve stare all'interno. Perché? Perché un cucciolo è curioso, da solo va a mordicchiare un po' il tutto. Non dobbiamo vedere il kennel come una trappola, ma come un'educazione al cane, perché è una sorta di salvaguardia sia per il cane che per il padrone. Arrivare a un certo periodo di conoscenza ed educazione col cane, da lì poi pian piano, quando avrai fiducia del tuo cane, lo puoi cominciare anche a lasciare libero in casa. Ma quando, fino a quando non hai fiducia del tuo cane, che tu non gli hai insegnato determinate regole, allora il kennel è molto importante consegnarlo, come si dice, averlo presente, averlo in presente casa, in e casa. Insegnare sicuramente al cane non fare andare mai via un nuovo padroncino così col guinzaglietto e poi la sera mi chiama, siamo grazie dal veterinario perché si è mangiata il sacco di spazzatura piuttosto la bottiglia di plastica. Ecco, quante ore può stare all'interno, allora, del kennel al massimo? Allora, nella fase notturna è normale, andiamo a dormire, il cane, certo, si deve abituare alle nostre esigenze, non siamo noi ad abituare abituarsi al cane, esatto. Lui deve al nostro. Da lì, una volta che si va a dormire alle 10, 10 e mezza, 11, secondo gli orari, poi automaticamente la mattina lo facciamo uscire, facciamo fare i suoi bisognini. Durante il giorno dico sempre che i 3-4 ore il cane può stare tranquillamente in un kennel dopo che ha fatto i suoi bisogni. Poi ci deve essere un'uscita, un cambio di un paio di ore, uno sfogo, poi è normale, se si ritorna a lavorare per altre 2-3 ore, ma il cane è uscito 2-3 ore, ma non più dei 4-5, non puoi far rimanere un cane più di quelle ore là, perché uno che non comincia a diventare nervoso il cane perché è chiuso in 90 cm per 60, capisci che un cucciolo si sta, gioca 5 minuti e poi si addormenta, ma un cane che comincia ad avere 5-6 mesi, non puoi tenerlo chiuso più di tanto. Poi se fortunatamente hai un buon giardino, allora lì le metrature cambiano, la gabbia gliela fai da 20 metri quadri, non da 60x90 perché ce l'hai in casa, però è fondamentale per gestire al meglio un cucciolo da piccolo, perché quella salva tanti rischi al cane, ma perché anche alla morte. Certo, mi permetto di consigliare che chi vuole iniziare a intraprendere la strada ovviamente del kennel, sempre di farsi consigliare o da un educatore, istruttore o comunque dall'allevatore, che in questo caso diventa la figura di riferimento per il suo cucciolo. Sì, perché quindi mai fare, come posso dire, prendere delle decisioni da soli senza documentarsi, senza essere capaci, perché non vorrei mai che passasse il messaggio: prendo il cane, lo chiudo nel kennel e buonanotte. No. Ma tu sei stato molto chiaro in questo. Deve essere un momento, che può essere 2, 3, 4 ore, dove il cane è in una situazione di sicurezza, dove noi magari non siamo presenti in casa e, come dicevi tu, magari non si va a rosicchiare qualcosa di elettrico, qualcosa che può ingerire e portarlo addirittura alla morte. Sì, 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 ma abbiamo tanti casi così. Altra regola? Quindi kennel? Altra regola è seguire sicuramente un buon allevatore, sicuramente ti segue sull'alimentazione del cane, sull'educazione del cane. Ecco, un allevatore deve fare questo, come alimentare un cane, il peso, non esagerare. Se hai deciso di dare quel tipologia di mangiare, che sia barf, che sia croccantini, che sia quello che un cane dovrebbe essere giusto che mangi, non sgarare con premietti dalla tavola o piuttosto che, è molto importante, perché l'intestino del cane è forte ma allo stesso tempo è delicato e deve essere ascoltato l'allevatore in questo punto di vista. Non perché noi amiamo i cani e gli diamo la briciolina e gli diamo il pezzettino, facciamo solo del male al cane. Va bene il premietto, ma non esagerare. Questo è un altro accorgimento che noi diamo quando li seguiamo passo su passo sull'alimentazione, sul dosaggio, sui pasti, che sono 3 pasti, anche 4 pasti, e questo è un'altra cosa che poi guinzaglio, pettorina, quello in base al cane, in base alla persona, in base al posto, in base all'uscita, quello determina anche dalla persona che compra il cane, devi capire anche che approccio devi avere con quel tipo di persona. Cosa consigli? Ad esempio, se uno vive in città, abbiamo detto che comunque è un cane che si adatta benissimo alla vita in appartamento,
a queste ore di all'aria aperta, esatto. Una bella passeggiata, magari anche in luoghi sicuri, anche in libertà, una volta che si è acquisito un buon rapporto con il nostro cane, ma come sappiamo in città ci sono le aree cani. Come gestire l'area cani una volta che sia il nostro cucciolo è piccolo, per evitare gli spiacevoli incidenti, e il nostro cane invece è cresciuto, ha una maturità sessuale, quindi ha sicurezza in se stesso e può arrivare magari a sfidare gli altri cani. Cosa consigliate voi? Allora, io non sono un amante dell'area cani, perché è lì che succedono quasi il 90% degli incidenti, perché ci sono padroni di cani indiscriminati. Non è il cane d'area cani questa tipologia di razza. Ecco, era proprio questo che io volevo sapere. Non è il cane d'area cani dove tu puoi pensare di lasciare un tipo di questa razza qua con altri cani, perché lo scontro è imminente, da grande. Da piccolo, a parere mio, ancora più vietato, perché essendo un cucciolo che deve fare il ciclo dei vaccini, gli anticorpi, l'area cane è prolifica di batteri. Si evita, per questa razza io la evito, non la consiglio proprio, è un mio parere personale, può essere anche contestato, ma non la vedo un'ottima soluzione, meglio un prato, meglio una passeggiata, ecco, nel marciapiede. Quali sport possiamo fare con questi cani qua? Abbiamo detto che sono molto versatili, allora, amano seguire gli sport, il proprietario. Ci sono figli di cuccioli che ho dato via io, che adesso hanno già preso il brevetto di ricerca alle persone in Svizzera, non in Italia. Parliamo che la Svizzera è molto quadrata. Dura, sì, molto quadrata. Sotto questo aspetto. È riuscita a prendere già i primi brevetti, fa obedience e rally. Poi questi cani possono fare la tipologia di sport. Non so quale uno sport non possono farti, veramente, dal rally all'agility, alla tana. Allora, amano l'acqua, non sono grandi nuotatori, però amano l'acqua. Se tu li porti in una pozzanghera, se porti, attacchi una canna dell'acqua, li porti al mare come lui e altri sono venuti, fanno un attimino ma poi basta. Poi dopo si tuffa. Però non sono grandi nuotatori, questo è da dire, non sono grandi nuotatori. La vostra vita, come li gestite? Sono in branco a casa? Laura, mi racconti un po', sì, tu? Allora, c'è qualche screzio ogni tanto? Si rispettano? Allora, tendenzialmente sono ben inseriti comunque nel gruppo e nel branco. Abbiamo comunque un capobranco che è rispettato, diciamo, dagli altri. Ogni tanto per qualche contenzioso possono nascere degli screzi fra di loro, ma comunque gestibili, perché, come ripeto, sono cani molto equilibrati. Tendenzialmente loro vivono in casa, anche se abbiamo una parte dedicata con appunto dei kennel coinventati, con riscaldamento, raffreddamento per l'estate, acqua sempre fresca, costante, automatizzata, telecamere ovunque, e li gestiamo così. Hanno comunque gli sgambatoi, hanno un giardino entro il quale possono fare le attività di sport con Vincenzo e passare gran parte della giornata con i bambini o comunque con le persone che ci vengono a far visita. Per quanto riguarda i parti, li gestiamo esclusivamente in casa, dove abbiamo comunque delle sale parto con delle lampade riscaldanti, tutto igienizzato e controllato, sempre con supporti veterinari, eccetera, ma sempre prettamente in casa, anche se avessimo comunque la possibilità di farlo nella zona dedicata. Preferiamo gestirla in casa perché è più sotto controllo. Sono materne? Come... Sono molto materne, soprattutto se il parto avviene in modo naturale. Se il parto viene differentemente col cesareo, c'è da porre qualche accorgimento in più nei primi 2 o 3 giorni dal parto, perché comunque c'è la possibilità che la cagna non riconosca il cucciolo, sente sempre questa esigenza di partorire, perché in realtà è proprio una classica operazione, quindi non ha avuto quell'esperienza di parto, e nel complesso però è comunque materna, perché non lascia la sala parto se no nello stretto necessario di fare i bisogni fuori, mangia addirittura dentro mentre allatta,
permette comunque a noi la manipolazione dei cuccioli, perché comunque sono cani che si fidano interamente e ciecamente del padrone, e li porta fino allo svezzamento, che tendenzialmente avviene tra i 30 e i 35 certo. giorni. E il segnale naturale dello svezzamento è quando la cagna rimette il suo cibo nella cassa parto, e lì ci fa capire che il cucciolo è pronto a cibarsi da solo. Infatti la prima volta facciamo sì che il cucciolo si avvicini al rigurgito per vedere se è veramente pronto a mangiare, e poi da lì si inizia il processo dello svezzamento. Sì. Vincenzo, ma nel branco diceva prima Laura che c'è un maschio che è il capobranco. Nel branco come gestite i maschi e le femmine? Vedete delle differenze, cioè, a livello di relazione fra di loro? Allora, partiamo che il capobranco sono io, questo in primis, quando ci sono io. È normale, poi quando non ci sono io devono essere uno di loro. Noi teniamo sempre una coppia per box, così almeno stanno tranquilli in due. Escono tutti insieme, dando sempre un occhio di riguardo ai maschi, ai due maschi, che noi abbiamo due stalloni con noi. Poi se c'è il momento del calore, se c'è il momento che la cagna sta per essere il momento X, allora lì cominciamo a staccare proprio i maschi, li dividiamo, perché il rischio è molto alto, non si deve mai scherzare. Se i maschi sono fuori devono essere con te, con una presenza dominante. E anche in quella maniera si rischia pure, perché capita. Se no, escono in branco. A turni, ma escono in branco. Adesso guardiamo insieme, come ho preannunciato prima, questo servizio dedicato ai mici, perché, come dicevo prima, Barbara Fogazzi è andata in questa meravigliosa struttura a Capriano del Colle, nel Bresciano, appunto dove c'è la sede dell'Associazione Telefono Difesa Animali, dove all'interno della struttura si racconteranno le storie di questi mici che purtroppo alcuni da tempo stanno aspettando di essere adottati, mici che hanno storie veramente diversissime, da chi è stato raccolto dalla strada a chi non è stato più potuto gestire dalla famiglia. E mi permetto, prima di lanciare il servizio, che io stessa, come sapete, da tempo seguo i gatti randagi. La situazione è veramente molto difficile, perché il più delle volte le amministrazioni comunali, che hanno l'obbligo di intervenire e gestire le colonie feline, di riconoscerle, il più delle volte chiudono gli occhi e si girano dall'altra parte, dove in alcune situazioni, ma indagheremo, ve lo prometto, mi è stato risposto che chi sterilizza i gatti li porterà all'estinzione. Questa è vera e propria follia, perché chi è all'interno di questo, come posso dire, mondo del volontariato si rende conto che l'unica arma per limitare il randagismo e di conseguenza anche la sofferenza, perché credetemi che chi è all'interno di queste realtà, tra amici che muoiono, malattie, abbandoni in condizioni veramente pietose, c'è da perderci l'anima e il cuore, e io stessa in questo momento sono molto provata, quindi sono dalla parte di tutti coloro che si battono affinché ci siano delle strutture idonee come quella che vedremo sicuramente all'interno del servizio. Io spero anche in un futuro supportate non solo dalla gente che ama gli animali e che quindi fa delle donazioni, ma io penso che come per i cani ci siano i canili, è giusto che ci siano delle realtà simili anche per i gatti, che non siano più di serie B, perché la situazione è davvero al collasso. Non è giusto che le persone di buon cuore mettano anima e corpo e portafogli per curare i gatti che sarebbero del sindaco, perché i gatti randagi sono del sindaco, gatti abbandonati, fatti nascere da padroni scriteriati. Quindi questo era un mio piccolo appunto. Adesso però ci guardiamo il servizio, perché questa struttura merita davvero tantissimo. Thank you.
Amici di Cani Gatti Compagnia, oggi siamo a Capriano del Colle nella sede dell'associazione Telefono Difesa Animali, che appunto ha questo bellissimo e innovativo gattile, una struttura come ne esistono poche davvero in Italia. Lei è Donatella Capuzzi, che è una delle colonne portanti di questa associazione che da tanti anni stiamo seguendo, l'abbiamo conosciuta ancora quando eravate nella vecchia sede di Poncarale. Tanta strada è passata, tanto lavoro da parte vostra, tanti sacrifici per aiutare questi amici più sfortunati, però da qualche anno siete qui, in questa sede bellissima, innovativa come abbiamo detto. Siamo nel 2019, i problemi sono gli stessi. Il 2019 infatti come sta andando? Il 2019 sta andando purtroppo poco romanticamente. Io quando ho incominciato 20 anni fa ho sempre pensato che tutto si sarebbe risolto secondo uno schema fiabesco, invece in realtà purtroppo no. Il randagismo felino è ancora presente sul territorio, si è alzata la sensibilità verso l'animale in generale, ma i gatti sono ancora tanti e soprattutto i randagi sono ancora tanti. I nostri numeri sono perennemente in continuo aumento, di poco, ma purtroppo viaggiamo sempre intorno al migliaio di animali ogni anno, dai quali ci prendiamo sicuramente cura per quanto riguarda la sterilizzazione e anche, dove possibile, per il ricollocamento a territorio. Quindi se i numeri non si abbassano vuol dire che c'è ancora del lavoro da fare, purtroppo. Si sono alzati invece il numero dei nostri volontari, che sono ormai sfiora i 70, che uno dice vabbè, siete veramente tanti, adesso basta, e invece purtroppo non basta mai, come del resto il problema del gatto randagio evidentemente ancora non si è risolto. Attualmente in struttura quanti amici ospitate? Fissi come struttura sono almeno una sessantina, settantina, considerando che abbiamo spesso animali che per un motivo o per l'altro diventano cronici presso di noi. Cronici significa un animale che spesso non è giovane, un animale che va curato, che va seguito, quindi è fortemente penalizzato nel momento delle adozioni, e noi non vorremmo ovviamente diventare una struttura di accoglimento di questo tipo di animale. Ogni tanto qualche anima pia si depone favorevolmente all'adozione, però purtroppo non è così frequente, e questo numero è importante sul totale che dicevo prima, questo degli animali ancora anziani e in cerca di casa. Poi ovviamente fuori di qui, che vanno e vengono perché gli facciamo fare una vita da come dire, un po' da turisti, vanno e vengono dalle case delle volontarie, ci sono tutti i piccoli che troviamo tutte le estati e che sono praticamente intorno ai 60-80 in questo momento, che vanno e che vengono tra le case delle volontarie e la struttura qui per l'opzione di adozione. E sono proprio i amici quelli che tu hai definito cronici, quelli che hanno diritto a passare qualche anno in una casa vera con una famiglia che si prende cura di loro, che noi vogliamo fare conoscere e cercando appunto di spingere per un'adozione del cuore? Direi di sì, anche perché è la stanza, la famosa stanza azzurra, il colore che abbiamo dedicato ai gatti bresciani, è una stanza che merita attenzione spesso, ma che molto spesso altrettanto viene trascurata proprio perché l'impegno verso un animale che ha necessità di qualche cura permanente non è un impegno che tutti vogliono accollarsi, ma ci sono ancora degli spazi veramente validi per far felice un animale e viceversa, perché la famiglia comunque ne abbia un beneficio a sua volta. Allora andiamoci in questa stanza azzurra. Andiamo senz'altro. Eccoci nella stanza azzurra. Sì, dunque, la famosa stanza azzurra, quella che sto accarezzando adesso, è una femmina di 7-8 anni, ha una forma cronica di faucite in bocca, ma che è controllabile facilmente attraverso una cura giornaliera che non è particolarmente né impegnativa né costosa. È sicuramente un animale che ha un'aspettativa ancora molto lunga di vita,
non le dà problemi dal punto di vista alimentare, il fatto che abbiamo dovuto toglierle i denti che sono andati persi proprio per la sua malattia. E come si può vedere, anche una bella bicia coccolona da questo punto di vista. Quindi, per esempio, potremmo avere un'opzione di adozione anche su di lei. Sicuramente la capacità di convivere con gli altri, qui dentro sono in una ventina, è evidente, è visibile. Hanno già imparato a convivere anche con altri animali, quindi sono introducibili tranquillamente anche dove ci siano altri gatti, perché comunque la loro malattia, una malattia di Nila in particolare, non è contagiosa per gli altri. Lui è Varen invece, un maschio giovane, non ha di più di tre anni, forse nemmeno, forse quattro. Qui è visibile sulla pancia questo ritaglio di pelo, perché come stavo dicendo prima, sono tutti animali che sono cronici e hanno bisogno di controlli continui ogni tanto, anche rispetto allo stadio della loro malattia. Lui ha un problema a livello intestinale, qui è stata fatta un'ecografia, niente di né di invasivo né di particolarmente drammatico per l'animale. Anche lui è in cura cronica per tenere sotto controllo questo problema, è tranquillissimo dal punto di vista, lo si vede, dal punto di vista anche del carattere, è veramente serafico, nonostante porti il nome di un cavallo velocissimo, anzi forse è stato battezzato Varen proprio per quello, per il contrario, sì, esatto, per il contrappasso, che nome omine in questo caso no. È un buon animale anche lui, è già sterilizzato naturalmente, anche lui con una cura minima e un controllo minimo a livello giornaliero dell'assunzione di questa cura. Parliamo sempre di animali naturalmente che al di là di tutto hanno spazio anche per essere sociali, anche rispetto alle persone. Rispetto al fatto di nuovo, anche per lui come per altri, di convivenza e di nessun problema in termini di caratterialità da questo punto di vista. Sorridi Varen, che sei carino, sorridi. Ha questo colore un po' strano, un po' inquietante, che in realtà è molto particolare, perché è uno smoke stranissimo, sembra finito dentro in un mucchio di cenere, in realtà è molto particolare e forse anche unico nel suo genere da questo punto di vista. Ma loro sono abbandoni oppure li avete recuperati come trovatelli? Allora, loro sono quasi tutti al 90% ritrovamenti stradali. Ci viene spesso il sospetto che comunque anche il loro abbandono dipenda sostanzialmente dalla mancata capacità o volontà di prendersi cura dell'animale, che una volta dichiarato malato in qualche modo con qualche problematica diventi in qualche modo un peso e quindi venga un po' lasciato a se stesso. Nel 90% degli animali che si vedono qui sono tutti ritrovamenti di strada, per i quali noi abbiamo comunque fatto una ricerca, un tentativo di ricerca della famiglia o di un nucleo di appartenenza, di una casa, di un posto dove potevano essere, e in realtà nessuna risposta. Il principio di base è che comunque prima di assumerlo come entrante in gattile viene fatto un tentativo di ricerca di territorio, e anche attraverso i social ovviamente, perché è fondamentale, cioè non vogliamo appropriarci di nessun animale che sia vagante a territorio evidentemente. Ma ti voglio fare questa domanda, Donatella: se una famiglia ha un micetto che sfortunatamente, perché capita, si ammala e non sa come gestire la cosa, può chiedervi consulenza, può chiedere aiuto a voi? Ovviamente non sto parlando della spesa, delle cure, ma proprio per come affrontare la gestione di questa patologia. Allora, normalmente dovrei dire di no, in realtà, perché noi non abbiamo una competenza professionale. Non abbiamo due professionisti, due veterinari professionisti che lavorano per noi, ma noi non siamo professionalmente all'altezza. Discorso è a parte, se come io e te in questo momento ci stessimo parlando da persone comuni. Sì, io ti parlo proprio di consigli, allora, su come la gestione per evitare gli abbandoni, non dalla parte clinica, ecco. Diciamo. Allora, sicuramente sì, anche perché questo tipo di conversazione, vogliamo chiamarla, l'abbiamo quasi quotidianamente con quella che dobbiamo chiamare l'utenza, ma in realtà si tratta di cittadini comuni che ci chiedono molto spesso, anzi il settore di richiesta più alto che ci riguarda per le quasi 700 comunicazioni telefonate che riceviamo ogni anno riguarda proprio il
cosa devo fare con spesso i gatti esterni a casa, quindi il randagismo vero e proprio, il gatto di passaggio, come faccio a capire se è selvatico o se non lo è, ma è meglio che faccia comunque, che gli costruisca la casetta, piuttosto che invece no, mi devo occupare soltanto del fatto di stare attento che questo animale sia sterilizzato e sia nei dintorni. Con questo tipo sì di conversazione noi quasi quotidianamente. Su quello del gatto di casa un po' di meno, per quello che riguarda gatti già insediati, 100% invece di seguito, ovviamente, per quanto riguarda animali che siano stati adottati presso la nostra struttura. Anzi, abbiamo un appoggio continuativo molto spesso con le famiglie dopo l'adozione. Qui chi troviamo? Allora, qui troviamo ad esempio quella che è un'altra delle nostre opzioni di adozione. Per chi non può tenere il gatto, per chi non riesce comunque a seguirlo, per chi pensa che la cura sia troppo onerosa, piuttosto che difficile da continuare o anche emotivamente pesante, c'è la possibilità di fare le adozioni a distanza, quindi con una cifra minima mensile, animali come lei hanno la possibilità anche di continuare nelle loro terapie o nei controlli che vengono fatti. Non so se si vede, questa si chiama Gina, è una miccia che è stata colpita da uno sparo, ha perso un occhio e i restanti pallini che sono restati in questa zona, che sono inoperabili e non sono prelevabili, hanno innescato un processo di infiammazione cronico di nuovo anche per lei a livello di bocca e zona dell'unico occhio residuale. È un animale schivolo, vedete che ha difficoltà in questo caso anche a lasciarsi accarezzare, ma tutto sommato ancora anche qui con un'opzione minima di attenzione si può arrivare tranquillamente a garantirle, almeno presso la struttura, un livello di vita relativamente adeguato. Ecco. Forse Gina ha una storia triste alle spalle. Sì, Gina ha una storia triste perché il colpo di d'arma da fuoco, i pallini li ha ricevuti presumibilmente da un'arma usata per la caccia. E è ancora più triste sapere che in questo caso specifico di Gina ci è stato detto che ci è stata ceduta, in questo caso spontaneamente, non per una incapacità a curarla, ma perché la persona che l'ha ceduta, che la utilizzava proprio come acchiappatopi in campagna, ha sostenuto che il gatto con un occhio solo cattura la metà dei topi, quindi non serve a nulla. Questa è un'altra delle, purtroppo, delle storie che seguono questo tipo di animali. E in più, la cosa ancora più triste che ci racconta la tradizione popolare è che nell'ambito della caccia ci viene detto, da persone che erano cacciatori, che quando viene fatto il battesimo del fuoco per la caccia, normalmente il primo sparo viene fatto verso un animale domestico, verso il gatto, per testare il livello di freddezza del cacciatore verso la preda, in sostanza. Non sappiamo se Gina sia stata una di queste prede iniziali, ma potrebbe essere. Ancora più triste naturalmente il fatto che comunque sia stata respinta semplicemente perché si credesse che con un occhio solo non potesse più fare nulla, in realtà. Questo micetto vuole essere un po' protagonista. Sì, questo micetto già nel nome per la serie, mi chiamo Valentino, non so se si nota, è molto 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 seducente, molto moltissimo, in tutta la sua seduzione pregressa durante i suoi anni di follia, esatto, ha recuperato l'AIDS felina, che come sappiamo comunque non è contagiosa nemmeno con gli altri suoi conviventi qui in stanza. È una malattia che rende debole il sistema immunitario, ma dà comunque una aspettativa di vita lunghissima. È un impiccione, è un invadente, però è simpatico, non c'è niente da dire da questo punto di vista. Quindi sicuramente andrebbe benissimo come gatto protagonista di casa, se poi trovasse una collocazione come single, non tanto perché, ripeto, non è litigioso, ma perché gli piace essere proprio un protagonista totale per la serie Guardate solo me, accarezzate solo me. È un animale che ha qualche anno, ma ne ha comunque sicuramente almeno il doppio ancora in aspettativa di vita, anche qui, anche per lui. Per cui Valentino, di ciao, io adesso sono molto simpatico,
Ecco, lo vedete per la serie. Questo è il famoso morso controllato, che è normale che capiti, è una sollecitazione, ma quando è misurata, come in questo caso, è un gesto scherzoso. Vedete che mi mordicchia, ma è assolutamente misurata, sta proprio cercando il gioco e la coccola ancora. Nonostante, ripeto, ecco, secondo me Valentino, cioè, voglio dire, gli anni della follia sono passati da questo punto di vista. Continuo, siamo un po'. Siamo qui da poco tempo, però ne abbiamo già viste tante, arrivi, adozioni, e adesso questi cinque amicini che sono arrivati, li hanno portate due signore con tanto cuore che li hanno trovati. Sì, questo è l'esempio tipico del randagismo. Le signore arrivano, lavorano in questo stabilimento dove a quanto pare una gatta ha partorito questi cinque gattini, sicuramente c'era un padre. Non sappiamo che fine abbia fatto il padre, della madre ci è stato detto che è morta sul territorio, l'hanno trovata morta, quindi i gattini sostanzialmente adesso sono orfani. E questo è uno dei drammatici ritrovamenti, perché in realtà non dovremmo essere sempre così in forma continuativa, travolti da questa marea pelosa, ma da qualche anno invece lo siamo perché comunque il gatto non è più nei cliché di una volta, il gatto comune, il gatto di territorio, il gatto randagio, non è più nel cliché di una volta per cui sicuramente solo i due parti, no, purtroppo no, la temperatura si è alzata, il clima è cambiato, questo facilita in qualche modo la sopravvivenza comunque anche dei gattini che hanno bisogno di temperature abbastanza alte esterne per poter sopravvivere. Per contro, dà anche molte problematiche, come si vede anche negli occhiati di questi gattini che hanno tutti l'herpes agli occhi, che è una malattia tipica del periodo e del gattino in particolare. Ed è anche questo, purtroppo, un altro degli esempi drammatici del cambiamento del clima, perché il gatto comune, che normalmente si sarebbe basato sui due parti canonici l'anno, in presenza di un clima più alto, con temperature più alte e mite comunque, continua a sfornare gattini a ciclo continuo 365 giorni l'anno. Abbiamo gattini, ritroviamo cucciolate anche nate all'aperto in periodi nei quali normalmente all'aperto non dovrebbe nascere nulla. Quindi questo significa che qualcosa sta cambiando anche dal punto di vista del gatto in riferimento al territorio. E infatti quello che stai dicendo ovviamente non lo dici tu in quanto Donatella Capuzzi, lo dicono degli studi, insomma, che un allarme dei cambiamenti climatici lo si può anche percepire anche dal cambiamento proprio della routine della vita degli animali. Esatto. In questo caso voi ne siete testimonianza, perché con questi amici ci vivete e quindi siete delle attente osservatrici che in realtà dovrebbero essere anche ascoltate e prese in considerazione, perché sì, da qui si può capire veramente che stiamo andando verso un punto di non ritorno. Sì. Esatto. Sta cambiando qualcosa dal punto di vista dell'animale gatto a territorio, e tanto per citare una delle tante fonti attendibili e efficaci in questo senso, il professor Veronesi, ormai scomparso, ha sempre sostenuto che il gatto, che è un animale, che è un mammifero che viaggia nel primo metro dal livello del terreno, è un animale che percepisce moltissimo le variazioni di quel metro di territorio, parlo naturalmente in senso lato, dal suolo. È un animale che percepisce per primo, perché le porta su di sé, le conseguenze degli inquinamenti ambientali, che percepisce su di sé le variazioni climatiche che incidono sulla temperatura. Il gatto, ricordiamoci, ha una temperatura un pochino più alta di quella di quella umana, e la necessità di sopravvivere e la sua capacità di sopravvivere dipende anche dal fatto che la temperatura sia a lui sempre favorevole. Un grado in più di temperatura sul gatto facilita un minimo di sopravvivenza in più, quindi sono tutti micro aggiustamenti che il gatto sta facendo, ma li sta facendo perché
il territorio sta cambiando, perché il clima sta cambiando, perché l'esterno sta cambiando. Quindi, ripeto, non sono io che lo dicono gli studi, e noi però la rispecchiamo statisticamente questa evidenza, perché comunque lavorando su 1000 gatti l'anno, da qualche anno a questa parte, i piccoli ci sono tutto l'anno. Addirittura si potrebbero fare anche degli esami specifici sui gatti, soprattutto quelli che sono liberi sul territorio, perché loro, come hai detto, possono recepire dei microinquinanti, dei macroinquinanti, quindi da lì la salute del territorio, la salute delle persone. Se qualcuno volesse approfondire e capire che effettivamente il nostro ambiente non è sano, non è pulito, lo potrebbe fare anche da loro. Sì, sì, assolutamente. Non a caso il gatto, che è, tra le altre cose, uno degli animali più puliti, come sappiamo, porta anche addosso su di sé l'effetto di questi micro inquinamenti ambientali. Non tanto l'inquinamento in sé, ma le microparticelle che porta sul pelo e che ingurgita gli danno problemi. Stiamo riscontrando sempre, come esperienza statistica, ripeto, senza nessuna velleità dal punto di vista sanitario, riscontriamo malattie gravi a livello dell'epiderma del gatto, a livello di cancri della pelle, di problemi che sono quasi sempre, spesso, riconducibili proprio all'ambiente di vita, quindi a ciò che il gatto raccoglie dal territorio sostanzialmente. E in più, dal punto di vista invece clinico, e questo ce lo riscontrano i nostri veterinari, c'è una, non saprei come definirla, ma una variazione significativa anche sui virus che li colpiscono, che sono diventati ancora più aggressivi, probabilmente anche quelli in mutazione rispetto all'animale e alla sopravvivenza dell'animale verso la quale il virus naturalmente rema contro. Quindi sì, saremmo un buon osservatorio sanitario da questo punto di vista. E i nostri veterinari che ci seguono lo possono confermare, e noi nel frattempo corriamo come dei matti alla ricerca disperata del salvargli l'occhio, dell'intervenire sull'orecchio da amputare perché ha la dermatite, e avanti così, insomma, noi si va giù un po' più concreti guardando all'affetto dell'animale, ecco. Qui siamo nella sala gialla, perché le vostre stanze hanno un colore. Un colore che determina la tipologia dei gruppi che ci sono nelle varie stanze, per aiutare anche i volontari a identificare, piuttosto che la stanza in fondo a destra poi gira a sinistra. Noi ci parliamo in colori, in codice colore. Il codice colore governa anche tutte le attrezzature della stanza, e questo evita anche che ci siano dei contagi tra attrezzature di stanze diverse, quindi è facilitante il discorso del colore. Stanza gialla ospita tutti gli animali che sono appena entrati, che sono adulti, sterilizzati, appena sterilizzati o come in questo caso sterilizzati da tempo, che fanno la famosa quarantena, durante la quale ci potrebbe essere una convalescenza, la somministrazione di un vaccino, piuttosto che le terapie necessarie in attesa che vengano resi disponibili per l'affido. Questa è una storia particolare, perché in realtà stiamo vivendo la sopravvivenza di animali anziani a territorio, e quindi animali che hanno fatto la loro vita intera a strada, come in questo caso, che finiscono col diventare sociali, che finiscono col diventare domestici, e che però con l'avvicinarsi dell'anzianità ovviamente cominciano a franare, ad avere problemi di salute vera e propria. Però, potendo, anche in questo caso, cerchiamo di dargli una mano e di evitare che il gatto anziano, randagio, resti a territorio, soprattutto se, come in questo caso, c'è un buon grado di domesticazione. E qui lo vedete in particolare, qui parliamo di un animale che è nato nel 2005, quindi... Lei è Lina, le hanno dato un nome ovviamente di fantasia, ha sempre vissuto all'aperto dal momento della sua nascita. Adesso lo vedete forse più o meno anche inquadrando l'animale, probabilmente comincerà con qualche problema renale, ci sta con l'età, ci sta con tutto, ma come vedete il carattere è buono e domestico, quindi a questo punto non ha molto senso tenere in strada ancora un animale in queste condizioni, piuttosto forse potrebbe essere di buona compagnia con qualcuno, magari gestita semplicemente con del cibo specifico.
Allora, questa è Lucia. Lucia è un nome non a caso anche in questo frangente, perché Lucia è già cieca di entrambi gli occhi. Dunque era una gatta arrivata in cascina banalmente di nuovo dal territorio, provenienze sconosciute. Ha manifestato prima un glaucoma su un occhio e ci è stata portata, perché comunque non essendo di proprietà, come al solito, anche qui nessuno voleva farsene carico. Le abbiamo tolto il primo occhio, però il contesto era relativamente vantaggioso. Le persone che ce l'hanno portata hanno detto: rilasciatela con un occhio, a noi non dà disturbo, sopravviverà. In realtà dopo una settimana è stata riportata di corsa, perché lo stesso problema si è presentato anche sull'altro occhio. Quando la pressione oculare si alza così tanto è necessario asportare, non c'è possibilità diversa, e l'abbiamo battezzata Lucia proprio per questo motivo. È una gatta completamente cieca. Un gatto cieco sa orientarsi nello spazio, sicuramente non velocemente come un gatto normale, ma ha ottime facoltà di adattamento. È un animale sano, comunque, a parte il discorso della cecità di entrambi gli occhi, complessivamente ha reagito bene a tutte le cure, potenzialmente adottabile. L'unico vero problema con un gatto cieco, ovviamente, è che deve essere un'adozione solo indoor, quindi solo in appartamento, e possibilmente non una persona che si diletti nello spostamento dei mobili di casa con sistematicità, ma questi sono solo gli unici due limiti che può avere un'adozione verso un gatto cieco. Per il resto i gatti ciechi non sbagliano un colpo, azzeccano le lettiere, fanno tutto quello che fanno tutti gli altri gatti, anzi hanno gli altri sensi potenziati di solito normalmente. La micia là sopra è una micia che è arrivata da poco, è una micia che è stata trovata all'interno di una casetta di un presepe che resta montato tutto l'anno, quindi un presepe vivente, per cui una costruzione abbastanza complessa. Come si chiama lei? Si chiama Lara e è stata trovata con un gattino, se non sbaglio, è stata vista per la prima volta con un gattino. Quando ho raccolto la segnalazione c'era la segnalazione di una gatta con un gattino all'interno di questa casetta del presepe. Abbiamo ovviamente dei limiti di intervento immediato, per cui non è stata ritirata subito ma dopo qualche giorno. Quando abbiamo ricontattato la persona che nel frattempo aveva sentito il comune, e il comune non aveva risposto in merito al ritiro dell'animale, abbiamo chiesto di portarla con il gattino. Il gattino è risultato irreperibile. Questo passaggio di solito purtroppo può capitare, è un passaggio comunque abbastanza drammatico, perché ci lascia sempre l'incognita del che fine avrà fatto. Nonostante sul luogo del ritrovamento poi le persone segnalanti abbiano continuato a cercarlo nel corso dei giorni, ma la gatta alla sostanza è arrivata da sola. Adesso la vedete là sopra ancora un po' sul chi va là, ma è una gatta approcciabile, è stata presa a mano senza grosse problematiche. È normale che in un ambiente di arrivo completamente sconosciuto dopo qualche giorno ci sia ancora qualche tentennamento, ma in questo senso probabilmente il tempo giocherà a nostro favore, anche spero a favore dell'adozione della micia Lara. Bolt, che bel personaggio questo qua. Questo qua è un timidone proprio di prima categoria, un maschio sterilizzato, simpaticissimo. È stato per qualche tempo isolato per altri motivi in un'altra stanza, perché ha avuto una forma virale e si è dimostrato un maschio materno, non c'è niente da fare, lui gioca tanto bene, tanto volentieri con i piccoli, probabilmente è ancora giovane dentro. Per la serie, ma che roba, ma che gigante buono.
E questa sì, sarebbe veramente una bella adozione. Qui c'è simpatia, allegria, portami via, che ho già un po' di nostalgia e voglio giocare con mia zia, così abbiamo fatto tutte le rime. Vero Bolt? Fatti vedere che bello che sei. Gatto giovane, in piena salute, adesso è qui perché sta semplicemente aspettando il passaggio del secondo vaccino, ma per il resto, vero? Siamo assolutamente disponibili all'adozione. Siamo assolutamente disponibili, vero? Fatti vedere, fai un bel primo piano, su, sorridi al pubblico, che ti fai vedere che carino che sei. Ci ha raggiunto anche Lodovica, che è la presidente dell'associazione. Siamo di fronte a questi micetti di cui abbiamo già parlato con Donatella. Questo è un chiaro esempio di che cosa la sterilizzazione potrebbe evitare, perché adesso a questi micetti bisogna trovare una famiglia e bisogna garantirgli le cure e un futuro. Esattamente, io lo dico sempre alle persone, tante volte le persone approcciano a noi pensando di farci un favore proponendoci i gattini, ma non esistono tante famiglie quanti sono i cani e i gatti che nascono, pensiamo solo all'Italia ogni anno, per cui è assurdo far nascere dei gattini e proporli ad un gattile. Il gattile è, diciamo, un concentramento di animali dove i virus sono il primo pericolo per dei gattini piccoli come questi non vaccinati. Poi si stressano, tolti alla mamma. Ecco, questi gattini non resteranno qua in struttura, ma li gestiamo a casa delle nostre volontarie. Dovranno fare tutti i protocolli sanitari e poi entreranno per gli affidi. La sterilizzazione viene vista come una violenza fatta sull'animale. Sicuramente reprimiamo l'attività sessuale, è un intervento chirurgico, quindi è un intervento invasivo sull'animale. Però i pro sono tantissimi, quindi se lo mettiamo sul piatto della bilancia, vietargli tutta l'attività sessuale per poi allungargli la qualità di vita e la vita stessa. La sterilizzazione ha un significato protezionista, evita il randagismo, è proprio la prima cosa che deve pensare chi si occupa, chi approccia con gli animali, chiamiamole le gattare, chiamiamole le volontarie che si occupano di animali, la prima tutela è la sterilizzazione. Ha una valenza igienico-sanitaria, se uno non pensa a protezionismo, evita malattie venere, evita la FIV, la FeLV, che sono l'AIDS e la leucemia, combattimenti tra maschi. E poi la vita non si può far nascere dei randagi. Chi vuole bene agli animali e chi vuole tutelarli non fa nascere randagi. In Lombardia c'è una legge a tutela degli animali, insomma, di cani e gatti. Qualche breve cenno, giusto perché ci sono a volte degli amministratori locali che non sanno come comportarsi. Quindi c'è una legge, che cosa bisogna sapere? Sì, allora c'è la legge quadro e la legge 281 che è uscita nel 1991, ero ancora giovane allora. E poi le regioni hanno legiferato, quindi si sono susseguite le leggi. In Regione Lombardia l'ultima sono la 33 e la 15, che la 15 è uscita nel 2016. E assegna le competenze, per cui è chiaro, nero su bianco, ciò che compete ad ogni organismo, ad ogni ente, quello che è la competenza dell'ATS, quella che è la competenza dei comuni, e comunque accenna, fa un breve cenno anche alla collaborazione col volontariato. Però ecco, è proprio netta, diciamo, è chiara l'assegnazione delle competenze agli amministratori. C'è anche un piano triennale, un documento bellissimo, dove spiega ulteriormente come agire per arginare il problema del randagismo a 360 gradi, perché farsi carico del randagismo non è allattare i gattini, non è solo la sterilizzazione, quindi c'è la formazione, c'è la creazione degli sportelli tutela animali, c'è il risanamento dei canili, c'è il risanamento dei gattili oppure la creazione di quelli nuovi, per cui è proprio a 360 gradi come arginare il problema del randagismo. Allora, la legge c'è, ci auguriamo davvero che tutte le amministrazioni comunali, almeno in Lombardia, la mettano in pratica, vero? Ecco, sì, beh, nota dolente, noi la stiamo vedendo sul ritrovamento dei gattini domestici, palesemente domestici, ma anche gattini chiusi negli scatoloni col buco e lo scotch, non sono parte del territorio.
Il gatto è un animale d'affezione e l'amministrazione deve ricoverarlo. È proprio una frase semplicissima che non ha altre interpretazioni. Per cui io trovo uno scatolone di gattini in parte al cassonetto, è competenza del sindaco di quel luogo. E non sono di proprietà dello Stato? No, non è proprietà del demanio, ma ammesso anche che fossero proprietà dello Stato, lo Stato va bene, lo Stato è a tutti, però lo Stato da chi è rappresentato? Non da Mattarella a Capriano del Colle o a Bagnolo Mella o a Lograto, è rappresentato dal sindaco. Il sindaco è l'autorità sanitaria sul luogo, è colui, è il primo cittadino, colui che deve far rispettare le leggi. Se sono loro i primi che non le rispettano. Donatella, abbiamo conosciuto solo alcuni dei vostri ospiti, con la speranza davvero che qualcuno da casa chiami o vi contatti attraverso le vostre pagine social per dare una famiglia a queste anime, perché ne hanno tutto il diritto. Assolutamente sì, persino quelle che sembrerebbero essere inadottabili, che possono essere comunque sostenute con un'adozione a distanza. Sostenuto in moltissimi modi, per chi volesse anche venire a fare volontariato, perché no, ci sono mille modi diversi per aiutarci, se il nostro cane, perché tutti i gattini che si rispettano devono avere un cane, e sì, ci sono molte possibilità che ovviamente ci vengono a sostegno. Siamo Capriano del Colle, ma aperti a tutto quello che sono le adozioni per tutta la provincia di Brescia, non necessariamente soltanto qui in paese piuttosto che Brescia città. Il nostro bacino d'utenza è grande, il lavoro è tanto, quindi come vi viene in mente di aiutarci, sentiteci, che probabilmente troveremo un'opportunità. Grazie davvero e buon lavoro a tutti. Grazie mille Barbara, grazie a tutti voi, grazie, arrivederci. Siamo tornati qui in studio, siamo quasi al termine della puntata, però vi ricordo che sto parlando con questi miei amici qui in studio, ci hanno portato Staffordshire Bull Terrier, abbiamo veramente visto un pochino il mondo a 360 gradi di questa razza. Prima però di concludere la trasmissione, Vincenzo, c'è un argomento che ti sta particolarmente a cuore, cioè parliamo di allevamento etico. Cos'è secondo te un allevamento etico? Dove possiamo trovare e come possiamo riconoscere un allevatore etico? Allora, un allevatore etico, partiamo che lo devi avere dentro l'etica, una etica tua. Ci sono determinati punti dove devi mettere in primis la salute del tuo cane, sia che sia una fattrice che sia uno stallone. In questo caso parliamo delle fattrici, perché il caso allevamento viene realizzato dalle fattrici, lo stallone relativo. Lì bisognerebbe capire cosa uno vuole da un allevamento, l'economia o il bene della razza. Io, parere mio, parto sempre dal bene della razza, ma di qualsiasi razza sia. Ci sono punti che io non accetto, come già ti avevo detto in precedenza, che non ho un affisso, nel nome affisso. Come mai? Ce lo spieghi? Perché? Perché non riesco a concepire alcuni punti che mi dovrebbero fare firmare un codice etico che non mi appartiene. Non mi appartiene come allevatore. Il nome dell'affisso è un nome che va a seguire il tuo cucciolo. Tu riconosci il tuo cane attraverso quel nome lì. Dove tu arrivi a uno standard tuo scelto, quando arrivi al tuo fenotipo e genotipo, allora vai a fare un affisso. Ma nello stesso tempo a parere mio c'è un grosso errore nella firma del codice etico, dove ci sono due punti in particolare che non mi piacciono proprio personalmente, ma quasi al 90% degli allevatori non piace. Ad esempio ci sono dei punti che adesso il numero preciso non mi ricordo, dove un cucciolo o una cagnolina può essere già accoppiata al secondo calore, tra virgolette a 12 mesi, dal 12° mese in poi, perché più o meno andiamo a spanne, i cuccioli vanno in calore tra virgolette al 6° o 7° mese. Si arriva al secondo mese al 12-13° mese. In questo punto cosa accoppi tu a 13 mesi? Però ti danno nel codice etico che lo puoi fare.
ma a 13 mesi non sai che tipologia di cane hai in mano, che cosa verrà fuori, come crescerà. Accoppiare un cuccioletto di 13 mesi, con quale criterio tu accoppi? E soprattutto magari la femmina non è neanche pronta, non è pronta e matura a fare la mamma. 12 mesi, allora per natura selvaggia a 6 mesi è pronta, perché è natura, a 6 mesi potrebbe fare. Però se noi abbiamo preso in mano l'essere umano e far sì che questi cani vivano meglio, non puoi neanche a 12 mesi pensare di fare accoppiare un cane che non sai morfologicamente come arriverà a 30 mesi, perché questi cani crescono, hanno uno sviluppo abbastanza lento fino al 25-30 mesi. Capisci che tu accoppi un cane a 12 mesi, non sai se hai fatto un danno nella morfologia del cane, perché non sai la taglia reale di quel cane, non sai il maschio che cosa devi mettere. E nello stesso tempo è l'altra ancora, che è ancora peggio, che ti danno il permesso di fare 5 cucciolate. Vuol dire che fino a 6 anni tu puoi fare un massimo di 5 cucciolate. 5 cucciolate per un qualsiasi cane, parliamo di cani che fanno una media di 6 cani, più o meno anche altri che ne fanno 13. Ma se tu mi dai permesso da 12 mesi all'età di 7 anni, se non sbaglio 7 o 6 anni, di fare 5 cucciolate, quella cagna non è amare un cane per me, perché io nel mio allevamento faccio 2, forse 3 cucciolate se la terza viene permessa dal veterinario, se ancora vale. Poi, per legge scientifica, loro ti dicono che, i veterinari ti dicono che si può fare 5 accoppiamenti, va bene, voi andate per la legge, io ho il mio codice etico, una mia cagna non partorirà mai prima dei 18 mesi, se non è pronta neanche ai 18, anche ai 24, perché devo capire lo sviluppo finale, e non farà più di 3 accoppiamenti, ma al massimo 3, se parliamo anche di cesari pure 2. Se poi io in quel codice etico non mi, come si dice, non mi ritrovo, non fa parte di me, allora io non lo firmerò mai nella mia vita, fino a quando non verrà cambiato. Ecco, purtroppo siamo arrivati al termine della trasmissione. Brevemente tocco io 2 punti che volevamo affrontare insieme. Sono cani che si possono introdurre tranquillamente anche coi gatti, vero? Mi date conferma? Vi è già capitato, ecco, di darli in famiglie che hanno gatti? E come abbiamo detto prima, sicuramente sono cani che adorano la compagnia dei bambini. Veramente sono anche molto, come posso dire? Tolleranti, bravo, mi hai aiutato. Sono molto tolleranti con i bambini. Questo non vuol dire che il bambino, esatto, si debba permettere, sì, di andare oltre. Sempre è sempre importante la figura del genitore che possa controllare, Vincenzo. È il dietro al genitore, l'allevatore o l'addestratore. Benissimo. Io vi ringrazio. Grazie per essere stati qui con me in nostra compagnia. Ricordo Laura Giordano e Vincenzo De Leo, allevamento Staffy Black Bull Kennel in provincia di Bergamo. Ringraziamo anche i nostri telespettatori per essere stati in nostra compagnia e noi ci vediamo la prossima settimana. Arrivederci. Grazie a te, ciao.